Sono al lato dell'Europa, dove ci sono circa 100 persone che sono ferme qui già da ieri, sono una parte di quelli che erano fermi a Villa San Giovanni. Ieri notte quelli di Villa San Giovanni sono stati liberati con un provvedimento del prefetto di Reggio Calabria. Noi già ieri, primo pomeriggio, avevamo espresso il nostro parere favorevole ormai per risolvere questa vergogna di Stato, perché queste persone non dovevano assolutamente arrivare a Villa, andavano bloccate prima, e lo Stato non può continuare a creare queste situazioni di grande imbarazzo. Sono qui e ora ho occupato io l'Hotel Europa. Non me ne vado da qui fino a quando queste persone non vengono spedite, scortate alle relative residenze o domicilio dove dovranno fare la quarantena. Quindi ora saranno contattati tutti i sindaci dei comuni di destinazione di queste persone. Io sarò l'ultimo ad uscire da qui, perché non si può continuare con questa burocrazia paradossale. Io sono per il rispetto delle regole, ma quando poi le regole creano questi imbarazzi, dobbiamo essere veramente uomini e risolvere queste situazioni. È una situazione indecente. Ci sono bambini anche di 8 mesi, ci sono situazioni anche sotto il profilo sanitario delicatissime. Bene, questa situazione l'ha creata lo Stato, perché ribadisco, 2 giorni fa non dovevano arrivare a Villa San Giovanni queste persone e quindi poi essere sequestrate. E allora ora io sono qui, occupo io l'Hotel Europa. Bene, ora vediamo chi viene a liberarmi, ma prima di liberare me bisogna liberare tutte queste 100 persone, e così la finiamo, perché tra poco, ripeto, rischiamo di morire di mala burocrazia. E già ci basta il virus che ci insedia, che ci insidia, e obiettivamente dobbiamo cercare di occuparci di lui.